Dal 13 al 20 dicembre torna l'appuntamento con Telethon, la gara di solidarietà per finanziare la ricerca contro le malattie rare, giunta quest'anno alla 26esima edizione. Nel 2014 sono stati raccolti 31.300.000 euro, anche grazie al contributo del personale della Marina Militare. Quest'anno si punterà a fare di più. La nostra nave ha appena finito il giro dell'Italia, visitando tutti i porti e portando in ogni porto la bandiera di Telethon per raccogliere fondi, risorse e attenzione. Il marinaio non si arrende davanti al mare, ma direi che in più noi non vogliamo lasciare veramente indietro nessuno. Nessuno deve rimanere nella scia, tutti insieme a bordo verso un mondo di speranza. L'importanza della solidarietà e la generosità della gente di mare sono ben note al presidente di Telethon. Io vengo da una famiglia con tanti esponenti della Marina. Io stesso ho fatto il collegio di Morosini a Venezia della Marina. La Marina è una bella realtà italiana, è una realtà che ci rappresenta in tutto il mondo, quindi siamo orgogliosi di questo supporto ed è un supporto importante per allargare quella squadra di Telethon che ha sì nelle famiglie e nei malati il vero e unico punto di riferimento, ma che ha anche aziende, istituzioni, a cominciare della Marina, perché la ricerca ha bisogno di supporto, ha bisogno di denaro, ha bisogno di benzina per poter produrre. Le malattie curate sono 4, ma le malattie che restano sono migliaia e noi non ci arrendiamo, per questo l'hashtag di quest'anno è Non mi arrendo, perché con questo hashtag vogliamo riprendere l'appello di tutti i malati che stanno vivendo una vita grintosa in attesa di una cura. Grazie a tutti gli italiani che collaborano con noi e non si arrendono e ogni anno donano e ci stanno al fianco. La maratona di beneficenza è affidata ai canali televisivi della RAI e agli sportelli bancari della BNL. Noi dobbiamo cercare il più possibile di portare nelle case di tutti gli italiani questo messaggio, di non arrendersi ma soprattutto di puntare molto sulla ricerca. Con la nostra struttura raccogliamo le risorse non solo nella settimana di Telethon, ma durante tutto l'anno, l'ultimo sabato e domenica prima di Natale. Migliaia di dipendenti fanno volontariato rimanendo a presidiare le agenzie e attivando nelle agenzie una serie di eventi. Fondamentale resta però la presenza dei volti noti del mondo dello spettacolo, che animeranno la lunga diretta televisiva finale. Telethon non è solo la più grande opportunità che si dà al futuro dei nostri figli, ma è una grande opportunità che si dà alle persone di capire le cose, perché per migliorarlo il mondo, secondo me, lo devi anche capire. In un mondo come adesso, dove si mandano soldi, si mandano risorse per la beneficenza, si ha sempre dei dubbi. E invece questa cosa qua mi riempie d'orgoglio, perché riesco a far capire che Telethon è un gruppo di persone serie. Io sono il conduttore, ma insomma è un grande gioco di squadra, faccio parte di una formidabile formazione. Tutti ci mettiamo la sciarpetta come fosse una maglietta di una nazionale e scendiamo in campo. La Marina Militare è sempre presente, lo è stata negli anni scorsi e noi siamo grati di questo. Sembra quasi veramente di essere una enorme famiglia che fa qualcosa per la parte della famiglia più sfortunata. Vi invito, se volete, a donare al 45501. Grazie, grazie di cuore. Tutte le volte che ci hanno detto che è impossibile. Che il nostro lavoro è una perdita di tempo. Che la nostra speranza è una cosa folle. Tutte le volte che cerchiamo delle risposte e tutte le volte che non le troviamo. Tutte le volte che ci hanno detto che da una cosa così non ti rialzi mai. E che la ricerca ha cose più importanti a cui pensare. Perché curare una malattia rara non interessa a nessuno. Noi non ci siamo mai arresi. Siamo sempre andati avanti. Perché trovare una cura per le malattie genetiche rare è difficile ma possibile. E continuare a lottare è l'unica strada che abbiamo. Perché essere rari non vuol dire essere soli. Perché non arrenderci è nel nostro DNA. Aiutiamoli a non arrendersi. Dal 14 al 20 dicembre segui la Fondazione Telethon sulle reti RAI.